Di quale associazione siete? Siamo volontarie di Medici per i Diritti Umani, che è un'organizzazione onlus che si occupa del diritto alla salute delle minoranze. Qui a Roma un progetto con un camper che va in giro dove, diciamo, si riuniscono più che altro migranti e per garantirgli il diritto alla salute. Questo campo voi lo conoscete bene, quindi? Sì, perché qui a Ponte Mammolo sono parecchi anni che, diciamo, dove ci sono delle persone che stabilmente vivono qui, ma che ospitano molti migranti in transito. E questo era un periodo, diciamo, da circa un mese in cui si era molto intensificata la popolazione qui dentro, soprattutto provenienti dall'Eritrea. Quello che abbiamo scoperto oggi dalle 8 di mattina è che si sono il comune, o comunque qua dicono la prefettura, non si capisce bene da dove sia partito l'ordine, hanno deciso di sgomberare. Abbiamo riscontrato però che non erano state avvertite, le persone che vivono qui non sono state avvertite. E quindi sono arrivati con la polizia, si è creata anche un po' di tensione perché molti avevano paura, non sapevano che succedesse, e dopodiché l'hanno spinti tutti in questo parcheggio che si trova di fronte, diciamo, il campo, e poi a uno li hanno fatti rientrare a prendere le loro cose. Quante sono le persone che abitano qua? Superano i 200 sicuramente, e comunque questo non l'hanno valutato ancora. Dopodiché non hanno portato nessun pulmino, nessun mezzo per portarli, non li hanno istruiti, nel senso non hanno raccolto le persone che vogliono andare o quelle che non vogliono andare, le hanno fatte disperdere perché ora stanno tutte, non so se lei viene dalla metro, ma molti stanno lì. Ci sono anche bambini, ho visto. Sì, ci sono anche dei bambini. Sembra che, e questo non so se è fatto autonomamente o sempre con la prefettura, alcuni minori e donne sono state accolte già in case famiglia. Poi, anche lei quindi abitava qua? Sì, prima no, dopo un amico ha trovato per me un posto. Io ho fatto una piccola casetta, molto bella, perché noi abbiamo acqua comune, bomboletta di gas e luce generatore. Però è abusivo comunque l'insediamento, sbaglio? Posso dire così abusivo. Questa parte Eritrei, Etiope, più su Ucraini, a sinistra Marocchini, Bangladesh, Indiani e proprio a sinistra su Peruviani. Ogni paese con suo territorio, diciamo così, anche d'accordo con tutti. Le persone che abitano qui cosa fanno? Lavorano? Devi dire, noi diciamo tutti lavorano, 30-40% lavorano persone, lavorano. O mercato vendono roba, o fanno altre cose, polizia, donne, e così, o muratori, così. Noi abbiamo Gazzi. Io ce l'ho attestato responsabile colonia Gazzi, qui. C'è una colonia dei gatti? Sì. Io sono responsabile. Lei è responsabile? Si è andato a comune, sterilizzato 26 gazzi. Autorizzata proprio dal comune? Eccolo, autorizzato tutto, comune, eccolo. Autorizzato. Ecco, è andato a comune, fatto vedere tutto, parlato con veterinario, è tutto autorizzato. Nessuno vi ha avvisato di questa operazione? No. Solo così fatto, come dire, illegale, senza avviso.